Brace e Sapori, specialità cotte al fornello martinese a legna, taglieri di salumi e formaggi, gustosi antipasti e primi caserecci. Da oltre 10 anni nel settore delle carni saprà accontentare tutti i palati. Le domeniche è aperto a pranzo con un interessante menù fisso. Si accettano prenotazioni per eventi in genere. Info 347 29 16 493. Brace e Sapori, via Lorenzo il Magnifico 51, San Giorgio Ionico, zona Campo Sportivo. Seguici su Facebook. Look at me. L'autocarrozzeria MAPA offre servizi di ritiro e consegna del veicolo a casa tua, auto sostitutiva, consulenza tecnica, garanzia dei lavori eseguiti, convenzionata Allianz, sostituzione parabrezza, meccanica, noleggio auto e molto altro ancora. Venite a trovarci a Bitetto, zona industriale, viale Onorevole Tatarella. Visita il sito www.autocarrozzeriamapa.it. Seguici su Facebook e Instagram. L'autocarrozzeria MAPA vi augura buon Natale e felice anno nuovo. Buon pomeriggio amici sportivi, siamo in collegamento dal comunale di San Nicandro per seguire la 14ª giornata del campionato di prima categoria Girone B. Il Real San Nicandro ospita il San Giorgio Ionico, due squadre che vogliono chiudere il 2021 con una vittoria. Lo vuole fare il San Nicandro, che deve riscattare la sconfitta dell'ultima giornata. Sconfitta che è arrivata per un risultato netto di 3-0 contro il Pezze. Non ha giocato invece il San Giorgio, partita rinviata, quella contro il Santeramo. San Nicandro che al momento detiene la 10ª posizione del campionato, 14 punti totalizzati dalla compagine di mister Biancofiore. Sono 8 invece i punti totalizzati dal San Giorgio, che come dicevamo in precedenza però deve recuperare una gara. Allora andiamo a dare uno sguardo alle due formazioni. Squadra ospite, completo giallo, attaccherà da destra verso di sinistra dei nostri schermi. Tra i pali si affida Scarcia, 2 Tamburrano, 3 Esperti, 4 Galzarano, 5 Impagnatiello, 6 Resta, 22 Jean Joel, 8 Pignatelli, 9 Crupi, 10 Masiello, 11 Conte. Sarà proprio il San Giorgio a battere il calcio d'inizio con il numero 9 Crupi. Crupi che ha già giocato su questo campo, perché fino alla settimana scorsa vestiva la maglia del Lizzano. Lizzano che ha già fatto visita al San Nicandro. Dall'altra parte invece il Real schiera tra i pali con il numero 1 Lavermi Cocca. Carnevale in panchina per un problemino fisico. Con il numero 2 Partipilo, 3 Ferri, 4 Tarantino, 5 Iasparro, 6 Valla, 7 Zonno, 8 Busco, 9 Servedio, 10 Rizzi, 11 Anelli. Tutto pronto. Il signor Carli dà il via in questo momento
sarà lui a dirigere questa 14ª giornata. Carli della sezione di Barletta, la vermicocca per Valla, lancio profondo con il petto bene Pignatelli, poi di testa Tarantino, Rizzi prova a metterla giù, è bravo però Tamburrano che recupera palla, poi ancora serve Dio, la palla preuscita. E allora ci sarà rimessa laterale a favore degli ospiti. Busco, campanile nella zona di Rizzi, prende bene posizione ancora Tamburrano, poi prova a mettere giù Pignatelli, lo fa bene, va via Pignatelli, vince un rimpallo, poi c'è stata una trattenuta e il calcio di punizione a favore del San Giorgio, posizione interessante. Sulla sfera si avvicina Galzarano, c'è anche Conte. Tre in barriera per la vermicocca. Posizione che permette anche di calciare direttamente verso la porta. Alla fine si allontana in Pagnatello. Calcio verso la porta. Conclusione telefonata. Nessun problema per la vermicocca che va a bloccare. Aveva calciato il numero 3 Sperti, non Conte. Palla corta di Jasparro. Tamburrano, esce bene palla al piede, buon lavoro da parte del numero 2 che poi cerca qualcuno lì al centro, c'è solo Busco però che con l'esterno prova a far salire i suoi, palla imprecisa, ci crede comunque Rizzi, deve liberare in Pagnatello, altra palla lunga, Tarantino di testa, Busco deve provare a mettere ordine, gran palla con l'esterno nella zona di Zonno, deve impegnarsi per tenerla in campo Zonno, subisce la buona chiusura da parte di Sperti, ci sarà rimessa laterale, palla dentro subito per Rizzi che finta il cross, poi va via mezza a due, alla fine non riesce a superare il terzo, vince un rimpallo però il San Nicandro con Zonno, ancora Rizzi cerca lo scarico per Busco, arriva Partipilo che però commette fallo proprio su Crupi. ...4-5-1 quello del San Nicandro, che diventa un 4-3-3 in fase offensiva. Di testa Crupi, di testa anche Ferri, non bene però, alla fine non la tiene Conte, la rimessa è a favore del San Nicandro. Con le mani parti Pilo. Di testa Sperti, Busco non riesce a servire Zonno, poi ancora Sperti, di testa Partipilo, di fatto palla dietro, Jasparo mette ordine, palla per Ranelli, dentro per Zonno, la palla è buona, Zonno è veloce, la tiene in campo, può puntare Sperti, Zonno in area di rigore, Zonno fino in fondo, il cross dentro, troppo, su Scarcia che va a bloccare, era sul secondo palo Anelli. Zonno però non lo riesce a trovare, pressing da parte di Tarantino, con calma Galzarano, palla per Conte, Partipilo a vuoto, la palla passa per Masiello, poi chiude bene Jasparro, con le mani Sperti, palla per Crupi, prende posizione il numero 9, Bosco però recupera palla, serve Dio per Anelli, altro cambio gioco per Zonno, la mette giù Zonno, lo fa però aiutandosi con un braccio e allora ci sarà calcio di punizione a favore San Giorgio, ha rischiato però Zonno, ha rischiato il cartellino giallo. Galzarano, palla che passa, prova a tenerla in campo Masiello, non ci riesce.
Occhio, eh! Dietro, Gianluca, dietro! Con le mani parti filo, di testa sempre esperti, valla. Palla per Conte, parti filo, la mette fuori. Rimessa laterale a favore San Giorgio. Con le mani esperti, di testa Tarantino, poi Busco non riesce a liberare, altra rimessa. Non la tocca nessuno, rimessa dal fondo a favore San Nicandro. Vattela Vermicocca, palla per Valla. Sempre profondo a cercare Anelli, palla troppo lunga. Parti Pilo, serve Dio, prova a metterla giù. Commesso fallo. Il numero 22, Jean Joel. Batte Jasparro, palla lunga, esce Scarcia. Ma la vogliamo giocare, Vito? Rinvio lungo, commette fallo Crupi su Jasparro. Calcio di punizione a favore del San Nicandro. Parti Pilo, alla fine ha meglio Conte, poi Parti Pilo rientra, recupera palla e subisce anche fallo. Palla lunga di Parti Pilo. Prende bene in posizione Jean Joel. Tarantino, palla per Rizzi, intervento duro di Impagnatello, poi Tarantino ancora per Rizzi, non riesce a scambiare, ancora con Tarantino, rimessa laterale a favore del San Giorgio. Con le mani Tamburrano nella zona di Crupi, con il braccio Crupi, calcio di punizione ancora a favore del San Nicandro. Jasparro, Valla, palla per Parti Pilo, non resta in campo il pallone, e allora con le mani esperti Pignatelli, ancora esperti, Valla, palla che diventa buona per Jean Joel, poi Jasparro lungo, palla che passa per Anelli, è partito Zonno, cercato Rizzi, la palla era interessante, un pochino forte il suggerimento per Rizzi. E allora può ripartire la manovra del San Giorgio. Cambio gioco, Parti Pilo, la mette lunga. Zonno prova a prendere posizione, lo scarico per Busco, dentro la palla per Anelli. Posizione irregolare di Anelli. Ci sarà il calcio di punizione a favore ancora degli ospiti. Quando siamo al decimo minuto del primo tempo, 0-0 il parziale. Lungo Impagnatello, di testa serve Dio, Tarantino mette giù, poi l'intervento di Crupi efficace, di testa Parti Pilo, Busco. Devo provare a mettere ordine, poi l'intervento falloso di Crupi. Dai,
batte Busco, la palla che resta in campo, Zonno va al cross, palla che diventa buona per Servedio che va a calciare, para, scarcia. Rimessa laterale con le mani Ferri direttamente in aria, c'è un controfallo però. Di testa bene Masiello, palla che però esce, allora di nuovo Ferri con le mani. Palla che passa, dove c'è però Galzarano che la mette giù col petto e poi va al lancio profondo, gli asparro di testa, palla per Ferri. Tarantino. Ancora passaggio profondo, dove c'è solo scarcia. Sta mancando in precisione nella metà campo del San Giorgio, il Sanicandro. Galzarano, rischia adesso il San Giorgio, Anelli ne sta per approfittare, poi riesce a salvarsi, scarcia Rizzi messo giù, intervento falloso, non è il primo di Impagnatiello che va a rimediare il cartellino giallo. Dodicesimo, 0-0, la più grande occasione è arrivata sul sinistro di Servedio, con scarcia che però ha risposto presente. Calcio di punizione, posizione defilata, sulla sfera c'è Anelli. Anelli verso la porta con i pugni, scarcia. Con le mani parti Pilo, palla per Rizzi. Si gira Rizzi, calcia Rizzi. Blocca, scarcia. Rinvio lungo di scarcia, non impatta nessuno, poi parti Pilo lungo. Sperti, palla per Conte, poi parti Pilo, intervento sul pallone. Rimessa laterale a favore del San Giorgio. Calcio di punizione per il fallo di Crupi. Valla. Palla per Ferri. Cambio gioco a cercare Zonno, dove c'è però Sperti. Parti Pilo. Altra palla difficile. Prova a mettere ordine Tarantino, che sbaglia però anche lui. Tamburrano. Palla in fallo laterale a favore Sanicandro. Con le mani Ferri. Palla profonda per Servedio, ha capito tutto Resta, che però subisce anche fallo e quindi calcio di punizione a favore San Giorgio. Batte scarcia di testa a Busco, Anelli la mette giù di petto, poi dentro per Zonno, palla ancora troppo forte, con le mani scarcia, palla per
Sperti. Conte. Dentro per Crupi, Partipilo, poi ancora Crupi. Alla fine tocca per ultimo il numero 2 maglia blu, la rimessa a favore del San Giorgio. Con le mani Sperti cerca Crupi, di testa Tarantino, poi Conte. Ancora Sperti cerca un tiro cross dove c'è, dove non c'è nessun compagno, e allora Ferri lascia sfilare. Rimessa laterale a favore del San Nicandro. Palla per Rezzi. Dentro per Servedio. Anelli prende bene posizione, poi riesce anche a girarsi. Buon lavoro da parte del numero 11 che va a lungo linea a cercare Rizzi. Palla che resta in campo. Scivola il numero 5 in Pagnatiello. Poi ancora Rizzi. Si imbatte in un duello, poi va giù. Alla fine c'è simulazione da parte di Rizzi. Oltre a Impagnatiello, ha ammonito anche Rizzi per simulazione. Si ripartirà con il calcio di punizione a favore del San Giorgio. Sempre Scarcia, questa volta non riesce ad alzare la traiettoria. Tarantino invece alza un campanile dove prova ad arrivarci Zonno, che commette fallo. Altro calcio di punizione, partita molto frammentata. Palla profonda, Conte, intervento falloso di Crupi. Calcio di punizione questa volta a favore del San Nicandro. Fischia tanto Carli di Barletta. Alla fine Valla cerca Rizzi, che va subito a cercare Zonno. Ancora una volta impreciso. Crupi non tiene il possesso, poi Partipilo. Anelli, arriva Servedio, palla per Rizzi. È partito Anelli, gran lavoro di Anelli con il tacco. Anelli si butta dentro, Anelli riesce a saltare, poi si allunga troppo, palla. Commesso fallo Servedio. Ennesimo calcio di punizione per il San Giorgio, che va con Galzarano. Di testa Crupi cerca un appoggio per un compagno. Palla troppo lunga. Blocca la Vermicocca. Jasparro. Di testa Servedio. Arriva Valla che libera. Palla che diventa buona per Anelli, che va a colpire di testa ma non riesce a servire un compagno. Conte sbaglia anche lui, la palla è buona per Rizzi, dentro per Anelli, gran palla di Rizzi. Anelli può andare a calciare, lo fa subito! Scarcia in calcio d'angolo. Anzi no, non c'è stata deviazione, ci sarà solo rimessa dal fondo. Lungo Scarcia, di testa Tarantino. Busco mette giù, palla per Zonno, dentro per Rizzi, la palla imprecisa, poi di testa Impagnatiello. Si lotta a centrocampo, alla meglio Tarantino che subisce fallo, intervento falloso di Conte. Thank you.
Jasparro cerca Rizzi, la palla è precisa, Rizzi la mette giù bene, poi destro e sinistro, prova a puntare Rizzi, il cross di testa, bene Galzarano, palla che resta lì, deve liberare San Giorgio, la palla diventa ancora buona per Rizzi che cerca Nelli, libera Conte, poi Valla commette fallo su Krupi. Calcio di punizione a favore San Giorgio. Batte Pignatelli, cercato Conte, interviene bene Busco. Rizzi mette giù molto bene, poi non riesce però a girarsi, allora ancora Pignatelli. Palla per Conte, arriva Partipilo, Tarantino deve liberare, poi si lotta ancora, buon lavoro da parte di Resta. Palla dentro, imprecisa, c'è Jasparro che va subito al lancio lungo, ancora una volta palla telefonata dove c'è Scarcia. Tarantino esce bene dalla linea difensiva in Pagnatiello, palla che diventa buona per Conte, il tunnel e danni di Partipilo che però non si fa saltare, arriva anche il raddoppio di Busco, subisce fallo Busco, calcio di punizione a favore San Nicandro. Partipilo di testa Pignatelli, rimessa laterale a favore San Nicandro. Zonno, palla che resta in campo, prova a tenerla Rizzi, ci riesce, anzi no. Galzarano, palla lunga nella zona di Krupi, Valla interviene, mette palla in fallo laterale, può alzare il baricentro il San Giorgio con le mani sperti, di testa Krupi fa passare, Valla è lì e la mette lunga, Rizzi, va via bene Pignatelli, buon break da parte del numero 8, c'è però il recupero da parte di Tarantino, poi Rizzi trattenuto vistosamente da parte di Jean Joël, ancora Rizzi va giù, non c'è fallo, tanto ha recuperato palla Ferri, Jasparro esce bene palla al piede, va a cercare Anelli, si gira bene Anelli, vince un rimpallo, poi non riesce a liberare il pallone, alla fine lo perde Jasparro, palla per Partipilo, Zonno, 1-2 con Busco che non si chiude però, Tarantino, palla dentro di testa Galzarano, poi ancora Busco, dentro per Zonno, posizione irregolare di Zonno. Palla profonda di Galzarano, Partipilo, palla per Busco, si gira, porta palla Busco, poi l'intervento di Pignatelli in fallo laterale, con le mani ancora Partipilo, palla dentro per Zonno, buon lavoro da parte di Galzarano. Con le mani Partipilo per Rizzi, intervento di Pignatelli, poi ancora Partipilo, di testa. Subisce fallo il numero 3 Sperti. Partipilo, dove c'è Resta, Conte,
Recupera palla Busco, poi ancora Busco. Si accontenta della rimessa laterale e allora con le mani parti Pilo. Palla per Valla. La Vermicocca. Jasparro. Palla per Ferri. Rizzi, lo scarico per serve Dio, passaggio impreciso. Jean Joël subisce fallo. Calcio di punizione a favore San Giorgio Ionico. Batte Galzarano. Palla sul secondo palo di testa Grupi. Palla alta. Gioca vicino per Jasparro. Tarantino. Va giù. Calcio di punizione a favore San Nicandro. Palla per Valda, ancora Jasparro. Palla profonda, palla che passa, Anelli riesce a servire Rizzi, Rizzi in area di rigore, Rizzi fino in fondo, Rizzi va al cross dietro per Anelli, ci arriva Zonno, Anelli calcia, palla alta. La più grande occasione del match sui piedi di Anelli, un calcio di rigore in movimento. Con la palla che però termina di poco sulla traversa. Lungo scarcia. Serve Dio, commette fallo. Batte Galzarano, sempre nella zona di Krupi, che riesce a metterla giù in qualche modo. Poi deve uscire però dall'area di rigore. Cross ribattuto da Valla. Ultimo tocco è di Conte, la rimessa a favore del San Nicandro. Gruppo di testa, Pignatelli, palla che resta lì, parti Pilo, rimessa laterale a favore del San Giorgio. Con le mani sperti. Testa Valla, palla per Anelli, intervento falloso da parte di Tamburrano. Batte Valla, palla per Partipilo. Valla. Dall'altra parte per Ferri. Palla che torna nella zona di Valla, che questa volta la mette lunga, dove c'è solo però Sperti. Tarantino riesce a servire Zonno. Rizzi, 1-2. Palla che esce. Sperti dietro per Galzarano, solito lancio lungo a cercare Krupi, di testa spizza Krupi bene per Masiello, che riesce a tenerla in campo, poi grande intervento di Jasparro sul pallone e riesce a portare anche a casa la rimessa laterale.
Tarantino non riesce a liberare, serve Dio, in pressione, palla per Partipilo, poi Busco, Zonno, dentro per Busco con il petto, gran lavoro da parte del numero 8 che viene trattenuto da Pignatelli, calcio di punizione, cartellino giallo anche per Pignatelli. Batte Anelli, palla verso Busco, di testa libera il San Giorgio. Pignatelli prova ad andare via, intervento di Valla sul pallone, poi serve Dio, palla per Rizzi. Busco, manca lo stop. Sperti. Si ripartirà con il calcio di punizione per il fuorigioco del San Giorgio. Partipilo, di testa serve Dio. Pignatelli mette giù, poi palla per Galzarano. Crupi non la tiene in campo. Cambio di rimessa a favore San Giorgio. Con le mani pronto Sperti. Busco. Ancora Sperti. Intervento falloso di Rizzi. Batte come sempre il numero 4 Galzarano. Calcia verso la porta Galzarano, blocca la vermicocca. Palla per Jasparro. Tarantino. Rischia Tarantino, subisce ancora fallo. Giallo per Crupi che ha calciato dopo il fischio. Pronto a battere Jasparro. Balla. Palla per Tarantino. Ferri. Ancora Tarantino, intervento falloso da parte di Pignatelli.
già ammonito il numero 8 del San Giorgio. Tarantino, palla per Rizzi, lungo in Pagnatiello, Jasparro, palla per Anelli, Tarantino recupera la palla, poi va giù, altro calcio di punizione a favore San Nicandro. Sulla sfera c'è Anelli. Calcia verso la porta Anelli, palla che però non si abbassa. Lungo, scarcia. Di testa serve Dio. Palla dentro per Jean Joël, rapidissimo Jean Joël, fino in fondo il numero 22, ancora Jean Joël, alla fine Jasparro gliela tocca e mette in calcio d'angolo. ...37 sul cronometro, 0-0 il parziale tra San Nicandro e San Giorgio. Sempre Galzarano, batte sempre lui sul primo palo, palla che non è entrata, anzi è entrata e uscita, e quindi ci sarà rimessa dal fondo a favore del San Nicandro. Cocca basso, palla che diventa buona per Masiello, Masiello in area di rigore, Masiello la spinta di Ferri, calcio di rigore e cartellino rosso ai danni di Ferri. Gruppi contro la Vermicocca. Parte Gruppi, palla che sbatte sul palo, poi deve liberare il San Nicandro, alla fine Anelli mette in calcio d'angolo. Risultato che resta fermo sullo 0-0. Sbagliato il calcio di rigore Gruppi qualche minuto dalla fine del primo tempo. San Nicandro che però adesso è in inferiorità numerica. Va giù Busco, calcio di punizione a favore del San Nicandro.
La Vermicocca per Jasparro. Serve Dio lo stop e poi la palla profonda quando già ha oltrepassato la linea laterale. Di testa Tarantino, l'ultimo tocco però è di Krupi, la rimessa a favore del San Nicandro. Con le mani serve Dio, palla per Jasparro. Cambio gioco nella zona di Zonno, palla difficile, Zonno la mette giù ma non riesce a mantenere il possesso. Galzarano, palla lunga. Arriva Masiello, posizione irregolare di Masiello, calcio di punizione a favore San Nicandro. Batte Partipilo, Sperti, la rimette nella zona di Krupi, di testa balla. Ha messo fallo Krupi, calcio di punizione. Batte Valla. Palla nella zona di Anelli. Busco. Palla per Partipilo dopo il tocco di Conte. Poi ancora Partipilo, va giù. Calcio di punizione a favore del San Nicandro, batte Partipilo per Tarantino. Jasparro. Palla per Partipilo. Cercato Zonno, per ancora Partipilo. Questa volta è lui a commettere fallo. Batte Pignatelli, la palla in movimento. Palla che passa, Jasparro prova a controllare, alla fine ci sarà, rimessa dal fondo, battuta dalla Vermicocca per Valla, Partipilo, chiude Conte, poi Valla, intervento sul pallone, Busco lungo, Anelli la mette giù, poi Rizzi, in qualche modo arriva Tarantino, contrasto vinto dal numero 5 in Pagnatiello, poi Jean Joel. Come so fallo Rizzi, calcio di punizione, sale sempre Galzarano a battere, battuto veloce, deve fischiare l'arbitro però. Galzarano ancora verso la porta, palla che esce, non di molto. La Vermicocca per Jasparro. Tocca Pignatelli, poi lungo il San Giorgio, recupera palla Tarantino, Rizzi dentro dove c'è solo Galzarano che va al rilancio lungo nella zona di Jasparro. Palla per Masiello, posizione irregolare di Masiello. Siamo quasi al 45esimo minuto del primo tempo. 0-0 il parziale. Valla lungo, Galzarano. Palla per Tamburrano. Sporca Rizzi. Poi senza recupero si va negli spogliatoi. Risultato di 0-0, ha sbagliato un calcio di rigore il San Giorgio con Krupi, l'espulsione di Ferri con l'inferiorità numerica del San Nicandro, una grandissima occasione per Anelli. Noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, poi insieme per il secondo tempo.
Brace e Sapori, specialità cotte al fornello martinese a legna, taglieri di salumi e formaggi, gustosi antipasti e primi caserecci. Da oltre 10 anni nel settore delle carni saprà accontentare tutti i palati. Le domeniche è aperto a pranzo con un interessante menù fisso. Si accettano prenotazioni per eventi in genere. Info 347 29 16 493. Brace e Sapori, via Lorenzo il Magnifico 51, San Giorgio Ionico, zona Campo Sportivo. Seguici su Facebook. Look at me. L'autocarrozzeria MAPA offre servizi di ritiro e consegna del veicolo a casa tua, auto sostitutiva, consulenza tecnica, garanzia dei lavori eseguiti, convenzionata Allianz, sostituzione parabrezza, meccanica, noleggio auto e molto altro ancora. Venite a trovarci a Bitetto, zona industriale, viale Onorevole Tatarella. Visita il sito www.autocarrozzeriamapa.it. Seguici su Facebook e Instagram. L'autocarrozzeria MAPA vi augura buon Natale e felice anno nuovo.
Brace e Sapori, specialità cotte al fornello martinese a legna, taglieri di salumi e formaggi, gustosi antipasti e primi caserecci. Da oltre 10 anni nel settore delle carni saprà accontentare tutti i palati. Le domeniche è aperto a pranzo con un interessante menù fisso. Si accettano prenotazioni per eventi in genere. Info 347 29 16 493. Brace e Sapori, via Lorenzo il Magnifico 51, San Giorgio Ionico, zona Campo Sportivo. Seguici su Facebook. Look at me. L'autocarrozzeria MAPA offre servizi di ritiro e consegna del veicolo a casa tua, auto sostitutiva, consulenza tecnica, garanzia dei lavori eseguiti, convenzionata Allianz, sostituzione parabrezza, meccanica, noleggio auto e molto altro ancora. Venite a trovarci a Bitetto, zona industriale, viale Onorevole Tatarella. Visita il sito www.autocarrozzeriamapa.it. Seguici su Facebook e Instagram. L'autocarrozzeria MAPA vi augura buon Natale e felice anno nuovo. Squadra di nuovo in campo per il secondo tempo, si riparte dallo 0-0 del primo con Krupi del San Giorgio che ha sbagliato un calcio di rigore e con una grandissima occasione, un rigore in movimento per Ranelli che però non è riuscito a sbloccare il match. Sanicandolo che però giocherà con l'handicap in questo secondo tempo, espulsione di Ferri sull'azione che ha dato vita al calcio di rigore del San Giorgio, fallo da ultimo uomo
e Ferri che poi ha dovuto lasciare il campo e i suoi compagni in inferiorità numerica. Di testa Gasparro, libera Tarantino, intervento falloso da parte di Impagnatiello su Anelli. Gasparro Tarantino, lo scambio tra i due. Gasparro va lungo, palla che passa, Galzarano la rimette dall'altra parte, intervento falloso di Pignatelli su Tarantino, altro calcio di punizione battuto subito. Gasparro per Rizzi, dentro per Zonno, gran palla per lui, esce bene Scarcia che va a bloccare. Rinvio lungo del portiere del San Giorgio, Crupi prende posizione, la mette giù ma non la riesce a tenere, la recupera Rizzi, dentro per Anelli, dentro ancora per Zonno, alla fine riesce a recuperare palla il 7 che si scontra con Rizzi. Pignatelli, Busco, palla per Serve Dio, Rizzi, palla dentro per Tarantino che riesce ad allungare per Zonno, c'è Anelli a destra, Zonno punta la porta, Zonno si deve fermare, va a servire Rizzi che poi non riesce a tenere il possesso. Tarantino recupera, rimessa laterale a favore San Giorgio, buon lavoro da parte di Impagnatiello che ha recuperato palla. Di testa Tarantino, palla per Rizzi. Non si intende con Tarantino Rizzi. E allora rimessa laterale a favore San Giorgio. Ancora Tarantino, ancora rimessa laterale, sempre con le mani Tamburrano. La palla per Jean Joël. Di testa Serve Dio, Busco la mette fuori. Prima di tutto Pignatelli, poi Anelli. Recupera palla, prende posizione, prova a partire lui. Tra due maglie gialle non la riesce a tenere in campo. Con le mani Tamburrano, va giù Crupi, poi palla lunga da parte di Busco. Tamburrano, palla lunga di testa Crupi, poi Serve Dio, Busco, meglio Pignatelli, poi Valla prova a liberare, alla fine Conte cerca Masiello, ancora Conte, palla per il numero 6, resta Masiello, intervento di Partipilo, rimessa laterale a favore San Giorgio con le mani sperti, poi ancora Masiello, deve provare ad andare via, va giù, il cross è ribattuto da Valla, sperti, Tarantino, palla per Zonno, Rizzi, alla fine mette palla in fallo laterale. Valla, palla bassa Pignatelli per Resta, dentro per Masiello, Gasparro anticipa il compagno, poi subisce anche fallo, calcio di punizione a favore San Nicandro.
lungo partipilo di testa, bene Galzarano. Busco, l'anticipo di Impagnatello che però poi perde palla, Zonno prova ad andare via, alla fine ancora Galzarano, palla lunga con partipilo in anticipo su Masiello, prova a prendere posizione, partipilo riesce a girarsi, poi alla fine perde palla, libera Valla, palla che diventa buona per Pignatelli a centrocampo, prova a liberare sinistro, va a calciare Pignatelli, palla che termina lontano dallo specchio della porta. Gasparo lungo di testa Tamburrano. Rimessa laterale, serve Dio per Anelli, Rezzi. Dall'altra parte per Zonno, gran palla, Zonno può calciare, Zonno calcia! Palla che esce di pochissimo alla destra di Scarcia. Galzarano, palla lunga di testa partipilo, rimessa laterale. Galzarano, solito lancio lungo a cercare Crupi, palla per Masiello, si gira, poi Gasparo non riesce a liberare, arriva Serveddio, prima Pignatelli che calcia, ancora una volta lontanissimo dallo specchio della porta. Sempre Gasparo lungo a cercare Anelli di testa, questa volta meglio il numero 11, poi la va a recuperare ancora Anelli, alla fine la perde, palla lunga dove c'è la Vermicocca. Palla per Gasparo, serve Dio, palla che resta in campo. Dentro per Rizzi, è partito Zonno, Rizzi va da Zonno, la palla è per lui, Zonno supera Scarcia e fa 1-0, la sblocca Zonno. In inferiorità numerica il San Nicandro sblocca il match, va in vantaggio. Tutto è nato dalla palla di Gasparo per Serveddio, dentro per Rizzi, gran palla dentro per Zonno che è stato lucidissimo in questa circostanza a battere Scarcia. Sulle ali dell'entusiasmo il San Nicandro prova a farsi vedere ancora avanti. Intercettato bene Impagnatiello che ha messo poi palla in fallo laterale. Primo cambio del match per il San Giorgio, fuori Jean Joel, dentro il numero 14 Doro. Galzarano, palla profonda, Gasparo commette fallo su Crupi.
batte sempre Galzarano. Primo tempo da quella distanza, ha cercato anche la porta il numero 4 del San Giorgio. Questa volta va al cross nella zona di Crupi, che va di testa, la Vermicocca blocca con le mani. Sta andando il rinvio alla Vermicocca, ostacolato dal numero 6, resta. Cartellino giallo per Resta e calcio di punizione affidato a Jasparro. Resta, palla per Masiello, poi Valla va giù, non c'è fallo. La palla lunga di Pignatelli, dove c'è la Vermicocca che con qualche brivido e con un'indecisione complice anche Jasparro, alla fine blocca. Parti Pilo. Palla per Zonno, imprecisa, rimessa laterale a favore San Giorgio. Galzarano, sempre Crupi, Masiello, ancora Adoro, non riesce a liberare il sinistro, poi parti Pilo, alla fine Valla deve provare a liberare, lo fa servendo Zonno. Riesce a trovare la rimessa laterale Zonno in una situazione non facile. Rizzi per Anelli, è partito ancora Zonno, Anelli va via, secco, ah, in Pagnatello, ancora Anelli, va a calciare Anelli, conclusione che termina alta. Lungo scarcia, Tarantino per Rizzi, Busco, poi Sperti lungo da Masiello, la palla è buona, esce la Vermicocca, Masiello va al pallonetto con la palla che termina di poco alta. Jasparro, intervento di Pignatelli, poi ancora Jasparro, rimessa laterale a favore San Giorgio. Con le mani Tamburrano. Jasparro lungo, Galzarano, altro lancio di testa parti Pilo, palla che resta lì, poi resta Zonno, bravo Sperti, ancora resta, ancora Sperti, poi Tarantino, alla fine Busco. Ha commesso fallo il numero 8 del San Nicandro. Galzarano per Conte, poi Busco deve evitare il calcio d'angolo, alla fine riesce a liberare, servire anche Zonno. Si gira anche Zonno, palla per Rizzi, è partito Anelli, Rizzi si fa rimontare da Pignatelli. Poi Galzarano, palla profonda dove c'è la Vermicocca che va a bloccare. Palla lunga a cercare Anelli. Di testa bene Tamburrano, rimessa laterale a favore del San Nicandro. Tarantino riesce ad andare via, poi il pallonetto ancora Tamburrano, di testa d'Oro, si lotta in quella zona di campo dove Servedio riesce ad uscire, palla al piede, gran lavoro di Servedio che però non riesce, che poi però non riesce a tenere la sfera in campo.
con le mani tamburrano di testa Tarantini, palla per Anelli. Palla che è uscita con le mani sempre tamburrano, dietro per Galzarano, in Pagnatiello Galzarano, resta in Pagnatiello, di prima per Tamburrano, adesso gioca palla a terra il San Giorgio, poi Doro inciampa un po' sul pallone, alla fine arriva Busco che gli ruba palla, poi prova a prendere posizione, va giù Busco, calcio di punizione a favore del San Nicandro. Batte Jasparro, palla per Rizzi che va a stoppare ma non riesce a tenere il pallone. Tamburrano, ancora Jasparro, palla profonda dove c'è Scaccia, va a bloccare il numero uno del San Giorgio, poi rinvio profondo Tarantino prima di tutti, palla che però diventa buona per Conte, meglio Zonno. Rizzi, palla dentro per Zonno ancora, la chiamava Anelli, alla fine mette fuori Sperti, Valla, Rizzi, palla che resta lì, mette in fallo laterale, ancora Galzarano, con le mani parti Pilo, di testa Busco, commesso fallo, quando siamo al 19° minuto del secondo tempo, conduce 1-0 il San Nicandro, la rete di Zonno, di testa Crupi, Valla, palla per Rizzi, Zonno, Busco, dentro per Anelli, la palla è buona, la palla passa, allora Anelli la mette giù, va via Anelli, ancora Anelli, intervento falloso, la palla però diventa buona per Zonno che non calcia, arriva Sperti che mette in calcio d'angolo. Calcio d'angolo affidato a Rizzi. Palla sul secondo palo. Non riesce ad impattare Zonno dall'altra parte. Si spegne sul fondo e allora rimessa a favore del San Giorgio. Sperti. Tarantino. Non riesce a liberare, lo aiuta allora Busco. Palla per Tarantino, parti Pilo, Zonno, palla per Busco che deve liberare, alla fine Pignatelli, palla per Masiello, messo giù da Tarantino, calcio di punizione a favore San Giorgio. Galzarano, il cross di testa a parti Pilo, Masiello, palla per Tamburrano, il cross che si spegne sul fondo, non c'è stata deviazione, ci sarà rimessa a favore San Nicandro. 25 da giocare più eventuale recupero, sempre 1-0, conduce il San Nicandro. Lungo Jasparro,
non la riesce a stoppare Anelli, poi il Pagnatiello lascia sfilare, rimessa laterale a favore del San Giorgio. Con le mani Tamburrano, palla per Resta. Passaggio arretrato per Sperti. Galzarano. Ancora Sperti. Dentro per Pignatelli. Colpito il compagno, allora Busco ne approfitta per andare lungo. La palla è buona per Anelli, che la mette giù molto bene. Può puntare Tamburrano. Anelli sul destro. Anelli rientra. Anelli finta di calciare alla fine. È bravo Tamburrano. La recupera Tarantino con la mano Tamburrano. Calcio di posizione a favore del Sanicandro. Posizione interessante. Da lì può calciare Anelli. Tre in barriera per Scarcia. Parte Anelli a giro! 2-0 Sanicandro, la rete di Anelli. Un super gol da calcio di punizione con dedica. Ventitré sul cronometro, il Sanicandro raddoppia sul San Giorgio. Tarantino, palla per Busco, dentro per Zonno. Rizzi, cercato Anelli, poi libera Doro. Di testa Valla, intervento falloso di Valla. Batte Galzarano, sempre campanile di testa Valla. Rizzi, intervento falloso di Pignatelli, calcio di punizione. Pronto a battere Gasparro. Palla per Anelli, di testa meglio Galzarano, poi Busco. Recupera palla Doro. Il cross a cercare Pignatelli, poi Krupi prova a girarsi e calcia, alla fine serve Dio, libera Rizzi. Dentro per Anelli, la palla è un po' lunga, Anelli non la riesce a tenere in campo. Intanto c'è un cartellino rosso diretto per Krupi. Si ristabilisce la parità numerica in campo. Probabilmente per le proteste di un contrasto in precedenza dove Krupi ha chiesto il calcio di rigore. Forse qualche parola in più verso il direttore di gara. Arriva il rosso diretto per Krupi.
10 contro 10 adesso in campo. Quando siamo al 26esimo minuto del secondo tempo, conduce 2-0 il San Nicandro, la rete di Zonno, poi calcio di punizione magistrale di Anelli, che ha portato a più 2 sul San Giorgio. Iasparro. Tarantino riesce solo a toccare, resta. Palla per Doro. Ancora resta. Tamburrano, Doro. Alla fine Tarantino, contrasto, alla serve Dio, riesce a servire Rizzi. Zonno. Palla per Partipilo. Rimessa laterale a favore del San Giorgio. Impagnatiello. Di prima per Doro. Tarantino riesce a fermare, poi rimessa laterale. Batte Impagnatiello. Di testa Tarantino, palla per Rizzi. Intervento falloso di Resta, calcio di punizione. Iasparro cercato Zonno, la palla è per lui, poi chiama il cambio Zonno, problema muscolare per lui. Partipilo, poi Tarantino, Valla, fase confusa, Doro, alla fine calcia, Iasparro intercetta, Pignatelli, Busco. Alla fine la palla viene messa fuori per permettere a Zonno di uscire, al suo posto il numero 17 Salcedo. Tamburrano, palla profonda per Pignatelli, prima Iasparro che riesce a tenere la sfera in campo, poi rimessa laterale. Tamburrano lungo, altra rimessa in favore San Nicandro. Serve Dio, palla per Rizzi. Calcio di punizione a favore del San Giorgio, fallo su Impagnatiello. Batte Galzarano, palla per Doro. Ultimo tocco di Tarantino, calcio d'angolo a favore San Giorgio. Cross di testa Valla, poi Anelli lungo a liberare, palla in fallo laterale. Con le mani Impagnatiello per Galzarano. Impagnatiello, resta.
Doro. Palla per Sperti, poi un contropiede gestito malissimo da Rizzi. Riparte la manovra del San Giorgio, Rizzi commette fallo, calcio di punizione, palla ancora una volta in movimento. Calzarano, palla per Sperti, resta Calzarano, ancora Sperti, riesce ad andare via, è salito anche Impagnatiello, Sperti va da lui. Il cross di Impagnatiello, troppo arretrato, allora recupera palla Rizzi, che va a combattere con Tamburrano. Masiello, Impagnatiello, non è la sua posizione, si vede. Rizzi va a recuperare palla Impagnatiello, lo fa commettendo fallo. Batte Tarantino nella zona di Anelli, ha letto bene però Calzarano. Resta, ha toccato Tarantino, rimessa laterale a favore del San Giorgio, con le mani Calzarano. Pignatelli riceve bene, poi riesce ad andare via Pignatelli, gran lavoro, il cross intercettato bene da Iasparro, poi Calzarano prova ad alimentare la manovra offensiva. Palla lungo linea dove c'è Serve Dio che va a liberare Tamburrano, cross di testa a Busco, poi Tarantino in rovesciata, palla che termina in fallo laterale. Testa Tarantino, Tamburrano la mette giù, poi va a lottare Rizzi, Tarantino recupera palla e subisce fallo, calcio di punizione. Trentatreesimo sul cronometro, 12 al termine, più recupero, 2-0 San Nicandro sul San Giorgio. Iasparro lungo, la palla per Anelli, fuori gioco del numero 11 del San Nicandro. Impagnatiello, Sperti, di testa Valla, poi Busco, palla per Rizzi, esce bene, palla al piede Sperti, di testa Tarantino, facendo un gran lavoro il centrocampo del San Nicandro. Doro si butta in mezzo, il numero 14, poi resta, rischia qualcosa, alla fine perde palla, commette anche fallo. Palla per Rizzi, dentro per Anelli, gran palla per lui, Anelli calcia, palla che esce di pochissimo, vicino alla rete del 3-0 il San Nicandro. Fuori Anelli, dentro Cascella, Tarantino recupera un gran pallone a centrocampo, palla per Rizzi.
è partito Salcedo, Rizzi si ferma, gran lavoro ancora di Rizzi, 1-2 con Tarantino, alla fine palla che arriva al numero 10 che viene trattenuto, Cascella, palla per Partipilo, Salcedo, gran palla per lui, da lì può andare al cross, lo effettua, palla per Rizzi, poi la tocca quel tanto che basta Galzarano, la ripartenza del San Giorgio fermata da un grandissimo lavoro ancora di Tarantino. Fignatelli commette fallo su Servedio, calcio di punizione a favore Sanicandro. Cascella, palla dentro per Rizzi, prova a tenerla in campo, non ci riesce. Sperti, palla per il numero 6, resta. Galzarano. Palla profonda, Partipilo di testa non bene, poi calcia Masiello, la vermicocca, ancora Masiello. Ha chiuso bene Valla. Intervento sul pallone, calcio d'angolo a favore San Giorgio. Trentasettesimo minuto sul cronometro. Sempre 2-0 il Sanicandro. Batte Galzarano, primo palo, Tarantino di testa. Libera poi il numero 4. Calcia male. Impagnatiello, poi Gasparo di testa, rimessa laterale. Pignatelli si gira la trattenuta, tutto regolare. Gasparro deve liberare, palla profonda nella zona di Rizzi. L'ultimo tocco di Sperti, ci sarà rimessa laterale a favore del Sanicandro. Batte Servedio, palla per Cascella. Tamburrano, Pignatelli, di prima per Masiello, chiude bene Partipilo, poi Busco, palla che termina. No, la tiene in campo Cascella. Poi Doro. Cambio gioco nella zona di Conte. Rizzi. Perde palla, poi sbaglia Doro, rimessa laterale a favore del Sanicandro. Con le mani serve Dio, cambio di rimessa. Con le mani Tamburrano, di testa serve Dio, poi Doro la mette giù, sbaglia il passaggio, palla per Busco, dentro per Rizzi, posizione regolare di Rizzi, rapido Rizzi, bravissimo. Impagnatello a chiudere. Con le mani serve Dio. Per Rizzi l'anticipo di resta. Doro. Palla per Masiello. Arriva Partipilo che recupera palla. Poi va a servire Rizzi molto bene. Perde il tempo Rizzi, lo recupera però Tarantino, Salcedo, da lì può calciare, lo fa, palla fuori, ancora vicino alla rete del 3-0 il Sanicandro. Sperti, palla per resta. Impagnatiello. Palla per Salcedo che la recupera, la tiene in campo. Poi Sperti, palla per Masiello. Intervento di Partipilo.
Conte dentro per Pignatelli, Valla, intervento falloso, calcio di rigore ancora a favore del San Giorgio. Batte Galzarano, questo secondo calcio di rigore a favore del San Giorgio. Galzarano parte, Galzarano calcia e accorcia il San Giorgio. 1-2. Mancano 3 minuti più recupero al termine del match. Tarantino per serve Dio, palla lunga, Tamburrano a vuoto, la palla diventa buona per Rizzi, ancora buona chiusura da parte di Pagnatiello. Cascella per Rizzi, Rizzi va via, Rizzi va giù. Altra simulazione, doppio giallo per Rizzi. Nove contro dieci. Doppia inferiorità numerica per il San Nicandro. C'è stata un'espulsione invece di Crupi per il San Giorgio. Due gialli per simulazione e danni di Rizzi danno l'esperanza al San Giorgio di provare a raggiungere il pareggio. 1:30 da giocare. Il San Giorgio è di nuovo in superiorità numerica. Giallo anche per Busco. Pagnatiello, palla per Galzarano, palla in aria di testa di Asparro, calcia, resta, palla altissima. Giovanni, scordinatissimo, come cazzo fai? Oh, resta, ragiona, e se scordinato, piede là sopra. Girati. Batti a Sparro, lungo di testa Sperti, resta, palla per Galzarano, serve Dio, mette palla in fallo laterale. Con le mani Galzarano, palla per Doro. Libera Cascella, poi in Pagnatiello. Cerca un cambio gioco con la palla che arriva a Masiello. Chiude Salcedo, rimessa laterale a favore del San Giorgio. Con le mani Conte, poi commesso fallo Pignatelli, calcio di punizione.
3 minuti oltre il 45esimo per le speranze del San Giorgio di raggiungere il pari. Conte con la coscia, Masiello mette giù, intervento di Busco, poi Partipilo lascia sfilare, rimessa laterale a favore Sanicandro. Palla per Salcedo che va a cercare la porta, blocca, scarcia, rinvio lungo, Doro lo stop con la palla che esce, rimessa laterale a favore del Sanicandro, con le mani serve Dio, Cascella messo giù, non c'è fallo, poi Tarantino libera, la palla diventa buona per Salcedo che riesce ad andare via, poi arriva Conte, palla lunga direttamente in fallo laterale. Con le mani Partipilo, Salcedo, Busco, palla profonda. La pressione di Cascella su Impagnatiello. Rimessa laterale a favore del San Giorgio. Galzarano. Palla profonda per Doro, direttamente in fallo laterale. Con le mani serve Dio, di testa Tamburrano, poi Busco, gioco pericoloso di Galzarano, batte Gasparro, lungo, di testa Impagnatiello, poi Cascella, palla per Doro, Pignatelli, si gira, punta la porta Pignatelli, ancora Pignatelli, fino in fondo, libera Partipilo, poi Cascella, intervento regolare. Busco, lungo, dall'altra parte, scarcia Impagnatiello, sono saltati tutti gli schemi, Galzarano va via ancora, il numero 4, poi porta palla, il cross di testa Tamburrano, di testa Valla, Conte va a calciare come può, Gasparro libera, non c'è più tempo, triplice fischio, vince il Sanicandro. Una vittoria sofferta, difficile, con due uomini in meno, due calci di rigore a favore del San Giorgio. Alla fine il gol di Zonno e il calcio di punizione magistrale di Anelli permettono al Sanicandro di raggiungere quota 17 in classifica. C'è stato il gol di Galzarano su calcio di rigore, ne aveva invece sbagliato uno Crupi nel primo tempo. Espulsione diretta per Ferri, fallo da ultimo uomo, doppio giallo per Rizzi per simulazione e espulsione di Crupi per proteste. È successo davvero di tutto, noi ci siamo divertiti, speriamo anche voi. L'appuntamento è al 2022, noi vi ringraziamo per averci seguito, ricordiamo il risultato finale dal comunale di Sanicandro, Real Sanicandro 2, San Giorgio 1, il più cordiale, buon proseguimento di serata.
Brace e sapori, specialità cotte al fornello martinese a legna, taglieri di salumi e formaggi, gustosi antipasti e primi caserecci. Da oltre 10 anni nel settore delle carni saprà accontentare tutti i palati. Le domeniche è aperto a pranzo con un interessante menù fisso. Si accettano prenotazioni per eventi in genere. Info 347 29 16 493. Brace e sapori, via Lorenzo il Magnifico 51, San Giorgio Ionico, zona Campo Sportivo. Seguici su Facebook. Look at me. L'autocarrozzeria MAPA offre servizi di ritiro e consegna del veicolo a casa tua, auto sostitutiva, consulenza tecnica, garanzia dei lavori eseguiti, convenzionata Allianz, sostituzione parabrezza, meccanica, noleggio auto e molto altro ancora. Venite a trovarci a Bitetto, zona industriale, viale Onorevole Tatarella. Visita il sito www.autocarrozzeriamapa.it. Seguici su Facebook e Instagram. L'autocarrozzeria MAPA vi augura buon Natale e felice anno nuovo.